Ave gente, sono Larus, qui su Europa Universalis 4, evviva! Ora, abbiamo un po' di cose da fare, abbiamo preso un bel po' di territori, quando dico un bel po' vuol dire un bel po'. Tipo adesso tutte le nazioni al mondo ci dovrebbero odiare, tipo vedete già solo l'aggressive expansion che c'è in Norvegia, immagino in Polonia, visto è tantissimo, Francia, cioè è tanto, e dobbiamo fare attenzione. Ovviamente ho voluto puntare sul di più e facendo di più, ovviamente io mi sento, come dicono molti dei miei amici, mi danno il francese perché sono piemontese, non è un cavolo vero, però comunque sì, io un po' nei giochi di strategia faccio il francese, cioè prendo tutto il possibile e poi dopo mi dimentico sempre il fatto che gli altri possono fare delle coalizioni contro di me. È vero, e appunto dobbiamo fare attenzione a questo, abbiamo un po' di ribelli qui e ovviamente... Guarda caso controllati dallo Stato e la Chiesa. Ma non mi dire. Poi qua abbiamo un po' di ribelli controllati dalla Norvegia. Ma non mi dire. Quindi un bel po' di cose da fare. Un bel po' di cose da fare e poco tempo. Iniziamo a vedere una prima coalizione formata da Danimarca e altri paesi a cazzo, tipo la Polonia. E sì, dobbiamo fare attenzione. Direi che dobbiamo fare tanta attenzione più che altro. Oddio, ho paura di loro. Ho paura, più che altro la Polonia. La Danimarca l'ho battuta una volta, non si può più risollevare dal colpo che gli ho inferto. L'unica cosa è che se mi attaccano così tanti territori è un bel problema. Io ho la flotta dalla mia parte, ovviamente. Se hai il dominio dei mari, è il dominio del mondo, diceva un grande generale. Però, dobbiamo fare comunque attenzione. Che i norvegesi mi possano attaccare, invadere. E per questo dovrei fare un po' attenzione per questi territori, Akershus, Svevia, eccetera, eccetera. La Danimarca no, non ti do diritto di passaggio, assolutamente. Quindi, andiamo qui al Munster con il nostro Enrico Brancazzo. Devo fare atten sempre attenzione contro i cattolici, che i cattolici hanno dimostrato più di una volta di essere molto bravi nel guerreggiare, come tutti i ribelli. Sì, abbiamo vinto, però a che prezzo? E adesso andiamo qui. Dobbiamo sbrigarci. Ah, sì, aumentiamo sempre la difesa di tutti i forti, cioè dell'Essex. Però molto simpatiche tutti quanti. E ok, torniamo qui. Bene. Andiamo a Glamorgan. Abbiamo 14 mila truppe, ovviamente un po' bistrattate. Direi che possiamo andare con questa nave. Dove? Lì, su a nord. Ovviamente si stanno ripristinando tutti questi reggimenti, il che è un bene. Dobbiamo fare attenzione, speriamo che riescano a resistere. Perché non voglio fare un altro assedio. E poi, oltretutto, se prendono, praticamente continua a rivitalizzare il core. Che se ne andrà tra non so quanto. Tra non so quanto, paura. Continuiamo, attacchiamo, vediamo come procede. Sì, sta andando molto bene. Abbiamo più morale rispetto a loro. E adesso andiamo in un posto a casissimo, tipo nelle Highlands può andare bene. La Norvegia è entrata nella coalizione, come immaginavo. Dobbiamo fare attenzione a tutto questo. Dobbiamo fare tanta attenzione. I core li sto facendo un po' dappertutto. E intanto qui andiamo con le idee navali, possiamo, oppure... Sì, facciamo idee navali. Molto a caso. Ovviamente aumentiamo anche la disciplina dei soldati con la riforma della commissione, bla bla bla. E direi che possiamo fare nuove navi. Siccome io voglio fare Rule Britannia, Britannia Rule the Waves, che praticamente mi dà un bonus allucinante su tutta la flotta, devo fare un po' di navi, devo arrivare a 50 fregate e 40 galeoni da guerra, comunque navi pesanti, eccetera, eccetera. Galeoni da guerra, facciamo voi prima, anzi, abbiamo qualche cosa, sì, ovviamente il tempo di reclutamento aumenta, quindi aspettiamo un po' che si riduca. Abbiamo anche un po' di nazionalisti svedesi, però per i territori appena conquistati, svedesi del nord, se possiamo dire. Mi amano un po' di più da Stoccolma in giù, cioè parliamo di Nark, tutte queste regioni qui, magari mi odiano un po' di più, perché comunque sono attaccati
territori appena conquistati, magari si trovano abbastanza bene sotto il dominio danese. Dico, perché dobbiamo andare con gli altri svedesi che puzzano? Perché oltretutto ci starebbe anche il fatto che questi due svedesi si odiano, quelli del nord e quelli del sud, in questa partita, perché... Insomma, questa, il sud della Svezia, Stoccolma in giù, è sempre stato controllato dai danesi, anche su Crusaders Kings, possiamo vedere. E passare sotto... supportiamo la musica barocca, che è molto interessante. Bach, vai così. Viva la musica barocca. Comunque, ci sta anche che mi odiano un po'. Ed è molto interessante, a me piace a volte fantasticare quando gioco questi giochi di strategia, come le persone, gli usi e i costumi, tipo... Qua possono essere metà svedesi, metà danesi. Qua comunque la famiglia polacca è danese, quindi magari un po' di costumi danesi sono entrati in Polonia. E d'altro canto un po' di costumi italiani, francesi, sabaudi sono entrati in Gran Bretagna. Che è bene pensare al Piemonte che domina il mondo. È bellissimo pensare al Piemonte che domina il mondo. Voi non siete piemontesi, magari chi è piemontese piace questo. Northumberland, sì, fortifichiamo il tutto, che ovviamente ci serve. No, non ci serve nulla, però comunque aumenta un po' il prestigio e aumenta un po' di cose. Poi i soldi che facciamo girare vanno sempre bene. Intanto, qui siamo arrivati a zero, quindi posso iniziare a fare i galeoni di guerra. Ovviamente mi costano un po', però noi li facciamo volentieri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poi dopo devo fare altre figate, una e poi dopo ne devo fare altre 10. Direi che dopo queste idee qui che facciamo, finiamo e tutto quanto, possiamo direttamente puntare a una nuova ammiraglia. Direi di fare... una fregata, perché a me serve già una fregata. Dov'è la fregata? Nuova. Il trionfo. Che bella fregata. Tanto prendiamo la nostra flotta da trasporto e portiamola lì. Che abbiamo le nostre barchette, mettiamole qui, tutte quante. Aspettiamo un nuovo mese. E ok, vediamo qual è quello che ci conviene di più. Non è il mare del nord ovviamente a portare un po' di commercio da noi. Dai stupidi. Ok, Messico. Lasciamoli espandere tranquillamente. Non si devono preoccupare se vanno in guerra contro altre nazioni. Non è un problema. Assolutamente non è un problema. Possono fare quello che vogliono, insomma. Sì, ovviamente a un certo punto diventeranno troppo potenti e non riuscirò più a fare nulla. Però hanno un desiderio di libertà che comunque è abbastanza basso. Più che altro i cubani sono un po' più... però non importa. Non importa. Tanto c'è la produzione che è un po' così. E vabbè, facciamo quello che c'è da fare. Ok, qua è diventato un mio core. Qua ci sono ancora i nazionalisti però. Che altro, perché c'è il discontento, il nazionalismo e tante robe. Quindi teniamo ancora un po' le truppe. Bisogna ancora aspettare un po' che l'espansione aggressiva si diminuisca, anche l'overextension, ma dovrebbe finire tutto quanto abbastanza in fretta. Ok, tutto quanto è finito. E ok, mi è morto un advisor. Mi serve un nuovo advisor, magari amministrativo, solo che non c'ho abbastanza soldi. Aspettiamo un po'. Oltretutto sono sempre più tutti più due, quindi non prendo nessuno. Puntiamo magari al quattromastro, come si chiama, quartermastro, boh. E ok, qua abbiamo tante navi, tanti galeoni di guerra. Qua abbiamo anche una fregata. Magari direi di fare una nuova flotta, o dobbiamo fare nuove fregate. 1, 2, 3, 4. E dobbiamo ancora farne un po'. Questo qua possiamo metterle tutto quanto nel mio squadrone che ho qui.
uniamo il tutto. Anzi, direi di dividere i due squadroni. Uno squadrone a combattimento del Mar Baltico e uno squadrone a combattimento normale. Le navi a trasporto, le merchantman, le posso mandare a Finisterre. Così nel caso se scoppia qualche guerra io riesco a fare comunque una ritirata strategica. Invece le mie nuove navi, le mie nuove galee, le mie galeotte, le mando qui. Io direi, prima voglio cantare Rule Britannia, Rule the Waves, senza distruggere ancora nessuna nave vecchia. Appena finisco, faccio l'evento, poi dopo direi che posso iniziare a distruggere vecchie navi. Perché ovviamente non posso tenere una flotta così antica, perché mi costa anche un po'. Quindi pian piano iniziamo a rimodernizzare tutta la flotta. Però prima devo cantare Rule Britannia, Rule the Waves, siccome conta lì abbastanza il numero delle navi, non più che altro il tutto. Qui... ah, devo arrivare a 50 per tutte e due. Qua sono a 51. Ma io ce l'ho 50 navi pesanti. Intanto devo fare altre navi leggere. Aspettiamo un po'. Tipo io direi, non paghiamo troppissimo le nostre cose. Abbassiamo un po'. Intanto direi qua possiamo anche dividere a metà se vogliamo. E qua possiamo mandarli da qualche parte. Caraibi, se vogliamo. Oppure nel mare del nord. Dove è il golfo di San Lawrence? Oppure... no, teniamo il mare del nord. Così generiamo tanti soldi che poi dopo possiamo spendere nelle navi. Dobbiamo spendere soldi nelle fregate. Accettiamo la petizione, direi. Non voglio combattere ancora contro ribelli. Sono un po' troppo vecchio per certe cose, quindi lasciamoli stare. Tanto qua... io comunque ce l'ho più navi pesanti. Ho... ah, ne ho 40 già. Guardavo sempre qui. Ne ho 40, no, non devo fare di più. Tanto qui sono quasi arrivato a 47, me ne mancano un paio ancora. Insomma, tanto qui possiamo fare un po' di azioni pirateria, cavolo, proprio molto a caso. Anzi, andiamo a commerciare. Però non so dove mi può generare ricchezza. Andiamo nel mare del nord, continuiamo. Ok. Coalizione. Dannazione, voi navi salvatevi. Fate qualcosa, andate nei porti. Oh, la coalizione è esplosa. Ah. Vediamo un po' chi c'è. Abbiamo Polonia e Norvegia. Aia. Farà male. Più che altro, prima cosa che devo fare, vincere la guerra dei mari dentro il Mar Baltico. Perché effettivamente se perdo la guerra nel Mar Baltico, diciamo, diventerà tutto più difficile. Devo combattere una guerra nel Mar Baltico, nel mare del nord direi che possiamo anche stare abbastanza tranquilli. Non è che sono troppo potenti la flotta. Dobbiamo solo tenere tutte le nostre navi in porto. Qui dove vogliono andare? Ok, teniamo tutte le nostre navi da commercio in porto. Niente, ci sono le Fiandre, anzi, che ci stanno dando una mano nella guerra del mare del nord. Quindi, lasciamo a loro. E ok. Qui. Adesso andiamo e combattiamo. Dobbiamo difenderci più che altro. Quindi, dobbiamo aspettarci una sede in Finlandia o qualcosa del genere. Posso comunque in ogni caso occupare qualche provincia a caso. Dobbiamo solo fare attenzione a eventuali eserciti di terra. Andiamo prima qui. Combattere contro
Questi qui ovviamente non credo che avranno troppe speranze. Sì, è assolutamente stata una vittoria. Dobbiamo vincere tutte le battaglie possibili, quindi dobbiamo fare sempre attenzione. Piuttosto, se non siamo sicuri della vittoria effettiva in una battaglia, ci ritiriamo. Andiamo. Tranquilli. Distruggiamo tutto l'esercito dei norvegesi, dei nostri amici. E andiamo qui. Pensare che erano nostri alleati all'inizio. Io in alleanze non me la sono cavata un granché bene. Non so dove vuole andare. Qui blocchiamo il passaggio. L'unica cosa che ho paura è che la Finlandia... Controlliamo un po' con chi ha il diritto di passaggio, la Polonia. Così ci capiamo più o meno da dove può passare. Danimarca, Finlandia, quindi arriva da qui. Dannazione. Sì, quindi possono arrivare effettivamente. Bisogna fare attenzione. Tanto facciamo Killing Grounds, che praticamente cosa sono? Sarebbero nuovi bastioni, in poche parole. Possiamo anche fare le raffinerie, che è un bene. Possiamo ricercare nuovi tipi di cannoni. I Swivel Cannon. Non so che cavolo sono i Swivel Cannon, non me ne intendo. Vi ho già spiegato tutte quelle cose lì dei cannoni, che a me piacciono solo certi tipi di cannoni. Cioè, non è... Aspetta, oddio, così sembra bruttissimo, però mi piacciono solo, diciamo, dove sparano i cannoni. Intanto qui ci sono i nostri amici polacchi, che stanno lì. Polacchi hanno... fanno paura. Non mentirò. Andiamo, direi, subito a occupare i territori della Norvegia. Così non abbiamo troppi problemi. Tanto loro con due unità... non riusciranno mai a sopravvivere alle stagioni del disgelo. L'unica cosa che diventa sempre un problema qui in Scandinavia o in Russia, di queste regioni abbastanza fredde, sono le stagioni del gelo e disgelo. Ovviamente bisogna pensare che se stai con un paio di uomini non preoccuparti, però bisogna comunque un po' fare attenzione alle campagne che fai, perché... se oltretutto sei contro i russi, se vai in Siberia, ciao! Cioè, proprio non ce la puoi fare. Ok, la Loira è stata presa, ovviamente. Oh, anche voi, aragonesi. Oddio, non me l'aspettavo. Oh, voi andatemene. Tranquilli. Queste province qui non sono fatte per durare. Quello che devo fare è pian piano portare meno uomini via. Cioè più uomini via il possibile. Qua decliniamo le offerte e tutto quanto. Dobbiamo fare molta attenzione in questa guerra. Qua blocchiamo. Andiamo a Danzica che blocchiamo più che altro il commercio. Qua hanno anche una flotta abbastanza interessante. C'è morto un conquistadores. Qua ci sono le nostre Fiandre che ci difendono un po', però non hanno assolutamente speranze contro tutti questi eserciti aragonesi. Gli aragonesi sono un po' potenti, dai. Ok. Abbiamo un po' di fanteria gustava. La tengo giusto così per difendere la zona. Però guardate quanti eserciti hanno i polacchi. Hanno un territorio troppo vasto, hanno delle truppe troppo potenti, hanno tutto. I polacchi sono veramente tosti. Forse ho fatto un errore a essere così cattivo contro loro. Intanto qui ci sono ovviamente dei rivoltosi. Quando mai? Qui ovviamente mi prendono un po' di territori, però a lungo andare questa guerra la vinco io. Dobbiamo vincere senza fare nessuna battaglia. Vincere senza mai combattere, questa qua è l'arte della guerra, diceva un grande generale, personaggio, scrittore, eccetera, eccetera. Ora andiamo, l'Aquitania, sì, garantisco il diritto di passaggio, dai. Che altro sto pensando di azioni che posso fare contro gli aragonesi?
Qua c'è qualcosa che mi interessa. Magari posso fare una piccola spedizione con quattro navi, prendere un paio di loro colonie. Vediamo come va. Andate qui. E via. Mi va già bene che in questa guerra di coalizione non ci sia la Francia. Nemmeno la Danimarca, perché se ci fosse la Danimarca passerebbero tutti da qui e sarebbe un bel problema. Tanto l'Acadia, che cosa sta succedendo? Poi, questi stanno picchiando. Non lo so. Oddio. Ah, le Vinland. Ah, voi. Miei cari amici, allora no, dobbiamo attaccare le Vinland. Ah no, ma si stanno già difendendo. Cuba! Oh, brava Cuba. Molto bene. Stiamo facendo una guerra mondiale, insomma. Si combatte il nord. Sembra quasi una guerra di 7 anni, circa. Meno. Sembra. Andiamo qui. Tutti quanti. Abbiamo ovviamente il Malus, che abbiamo solo la cavalleria, però noi ce le freghiamo. Ok, qua abbiamo occupato un po' di territori. Direi che possiamo andare, pian piano. Occupare sempre di più. Sempre più a nord. Puntiamo a nord. Ok. In teoria posso già chiedere una pace? No, non ancora. Vogliono mettere gli occhi sulle Fiandre? Ovviamente sì, va bene. Tanto c'è il potere della flotta, il che è un bene. I miei tizi sono arrivati a... Oddio, voi state combattendo. Ritiratevi, ragazzuoli, ritiratevi. Non voglio perdere troppi uomini. Ma non avevo considerato che il fatto che ci potessero essere altre persone. Quindi sì, mossa molto stupida da parte mia. Tanto qui. Patrioti tedeschi. Che stia. Cosa? Cazzo ci fanno i tedeschi qui ad Antigua? Tedeschi, a caso proprio. Vabbè. Non importa. Per questa puntata è tutto. Stiamo andando abbastanza bene. Una guerra soddisfacente. Stiamo occupando un po' tutto. Stiamo diventando molto potenti, anche dal punto di vista dell'esercito. In tutta la partita abbiamo fatto schifo con l'esercito. E adesso stiamo facendo dei gloriosi avanzamenti tecnologici. Sta andando bene. Stiamo occupando un po' tutto. La Polonia ovviamente diventa un problema. L'Aragona anche. Ci sentiamo la prossima, gente. Dall'Aros tutto. Ciao.